Buongiorno a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti alla quarta puntata del nostro appuntamento verso il BioBlitz 2021. Oggi parleremo di trappole fotografiche, fototrappole. Subito un brevissimo video su che illustra il funzionamento e le caratteristiche delle trappole fotografiche. Questa è una fototrappola o trappola fotografica, quindi uno degli strumenti che servono a catturare le immagini degli animali quando noi non siamo vicini. Ecco, com'è fatta? Tutti questi pallini, queste lucine qui, sono gli illuminatori per gli infrarossi, quindi sono quelli che servono per le immagini in notturna. Poi ci sono i due sensori laterali, sono quelli che percepiscono il movimento dell'oggetto, dell'animale, e quindi poi fanno scattare l'otturatore. E basta, quindi di per sé è abbastanza semplice come macchina. All'interno, una volta aperta, c'è il display, con il pannello di comandi per regolare le varie impostazioni. Queste fototrappole possono funzionare, possono fare solo foto, solo video, entrambi, la lunghezza del video, la sensibilità della macchina. Poi in questo caso bisogna aprire un pannello e c'è semplicemente il posto per le batterie. Normalmente hanno la possibilità di mettere 8 batterie, 8 pile, ma anche già con 4 normalmente vanno avanti per un mese. Ecco, le batterie bisogna fare attenzione, nel periodo invernale tendono a scaricarsi più facilmente, ma altrimenti appunto con 4 batterie si può fare tranquillamente un mese, anche perché non ci sono organi meccanici in movimento. C'è la possibilità di alimentarle anche con delle batterie esterne o addirittura quelle più moderne con dei pannelli fotovoltaici. Qui c'è lo slot per la scheda SD dove la fototrappola registra tutte le immagini e i video, e poi poco altro. Per le fototrappole bisogna fare attenzione, secondo me, a 3 aspetti. Uno, appunto, la durata delle batterie, già detto. Due, l'acqua. Normalmente queste resistono alla pioggia, ma non all'acqua, soprattutto per uno come me che lavora in una zona umida, ogni tanto capita di perdere perché vanno sott'acqua. Terza attenzione, i furti. Quindi attenzione dove mettete le fototrappole, perché sono un oggetto ricercato e qualcuno che passa spesso le porta via. In realtà c'è un quarto aspetto da considerare, ma dopo vi suggerirò un link per approfondimenti, è l'aspetto legale, cioè tutto quello che riguarda la privacy nelle zone dove si mettono le fototrappole. Dopo aver visto come è fatta, almeno per sommi capi, una fototrappola, vediamo delle immagini. Ecco, non sempre, soprattutto all'inizio, le foto saranno belle. Nella mia esperienza, tuttora, a distanza di molti anni, almeno il 30% delle foto video scattati dalla fototrappola sono da cestinare immediatamente, in periodi ventosi, con la neve, oppure può bastare un ragno che fa una ragnatela, una farfalla che passa, queste scattano, sono tutte immagini da buttare, però appunto in alcuni periodi la percentuale di foto video scartati supera anche il 50%, quindi non preoccupatevi se vedete delle brutte foto. All'inizio sono come questa. Questa ragionevolmente è una coda di una volpe, però è un'immagine brutta. Bisogna imparare a leggere i segni sul terreno, fare delle prove. Pensare per esempio che quando si posiziona la fototrappola, vedere dove è il nord, dove è il sud, perché è meglio che il sole sia alle spalle della fototrappola. E vediamo pure un'altra immagine decisamente brutta. Ecco, non so se si intravede, ecco, qui sulla destra una lepre che scappa, che sta andando via, ma foto, che non, foto brutta, piccolissimo di lepre, questa non è un granché come foto. Eccolo, anche questo fantasma, ragionevolmente è un'altra volpe, ma è una foto che insomma veramente non dice nulla. Non dice proprio nulla. Ecco, col tempo magari poi pian piano invece si arriva a delle immagini come questa, come questi due caprioli, marzo di 5 anni fa, tranquillamente, questo si è avvicinato addirittura alla fototrappola, ma sono animali anche tranquilli. Poi, oppure questa è una delle ultime foto fatte da una delle mie trappole fotografiche nell'autunno dell'anno scorso, del 2020, perché pochi giorni dopo la fototrappola è andata sott'acqua, questa era sul bordo della palude della Lanca qui alle Bine, la fototrappola quindi è andata, per fortuna la scheda no, e quindi c'erano alcune foto come questa di un erone bianco maggiore ripreso dall'alto. Quindi fate attenzione a dove mettete le fototrappole, resistono alla pioggia ma non alla sommersione. Ecco, ma oppure ecco, questo vi raccontavo del sole, vedete questa foto fatta verso il tardo, verso la sera, se l'orario di questa fototrappola è giusto le 8:20, con la calda luce del tramonto si vede questa bella immagine di volpe, bella secondo me.
Ecco, ma perché usare le fototrappole? Beh, perché hanno il grande vantaggio di lavorare sempre, anche quando noi dormiamo, quando noi siamo impegnati su altro, lavorano 24 ore su 24 e soprattutto non creano disturbo. Quindi noi possiamo avere immagini come questa, una lepre di giorno, un tasso di notte. Però io sottolineo la questione del disturbo, perché spesso, anche noi quando si va in giro, normalmente gli animali li vedi che scappano perché sono spaventati. Invece le fototrappole diventano qualcosa di che rimane lì in ambiente, perché una fototrappola può stare anche un mese, io può stare anche per un anno, per più anni. L'importante ovviamente è andare a cambiare le batterie e svuotare la scheda di memoria, ma quindi a quel punto la fototrappola diventa una parte dell'ambiente. All'inizio sicuramente ci saranno gli animali, tipicamente mammiferi, che si avvicineranno perché sentiranno un odore diverso. Hanno un olfatto di mammiferi selvatici molto più sviluppato del nostro. Io ho tante immagini o video di volpi o caprioli che si avvicinano alla fototrappola e si sente proprio il rumore del naso che annusa questa fototrappola, oppure cuccioli di volpe che vanno a mordicchiarla, però dopo un po' diventa parte di quell'ambiente e per questo si riescono a fare foto di animali intenti nelle loro normali attività quotidiane. E qui c'è un altro video. Qui vediamo un maschio di capriolo che raspa il terreno e si pulisce il velluto dal palco. Qui invece una femmina, tra poco si capirà perché una femmina, ecco perché ha quel ciuffetto dietro nel sedere, molto tranquilla. Uno scoiattolino, lo scoiattolo, una lepre che si pulisce il muso. E un cucciolo di volpe, tra un po' ne arriverà un altro, che cominciano i primi passi da soli. Un altro motivo per usare le fototrappole, al di là del divertimento, a me piace molto usarle, è perché possono dare risultati inattesi, come è successo ad un naturalista cremonese che pochi giorni fa, il 5 marzo, ha trovato appunto nella provincia di Cremona, c'è stata la prima segnalazione della presenza di sciacallo dorato. Quindi una fototrappola messa in maniera non casuale, ma comunque messa bene, ma con l'idea di riprendere volpi, tassi o chissà, altri animali, invece è stata importantissima perché è stata la prima segnalazione certa della presenza dello sciacallo nella provincia cremonese, quindi molto molto, molto bello, molto interessante. Nel nostro piccolo anche le fototrappole sono servite perché sono riuscite a documentare la presenza di un animale che si è fermato alcuni mesi e che non abbiamo mai visto dal vivo. Questo è un istrice ed l'abbiamo ripreso con le fototrappole alebine. Senza le fototrappole non ci saremmo accorti della presenza di questo animale che per circa 3 mesi nell'estate del 2016 ha frequentato la riserva. In questo caso le trappole fotografiche sono state veramente importanti per segnalare la presenza di questo animale. Visto anche l'istrice, andiamo avanti. E una volta che la nostra fototrappola ha scattato delle bellissime foto, ecco, mi sposto qui, cosa facciamo? Beh, allora dicevo, non solo like, va benissimo postare, avere proprio un quarto d'ora di celebrità, il piacere di postarle su Facebook, su Instagram, sui profili social, ma noi suggeriamo caldamente, una volta fatto questo, quindi aver postato le immagini su Facebook o su Instagram, andare sulla nostra piattaforma preferita, inaturalist.org, e caricare le osservazioni su questa piattaforma per contribuire alla conoscenza della distribuzione di questi animali. Ma qual è la grande differenza? Perché sottolineiamo questo aspetto di iNaturalist? Perché le informazioni, le foto che vanno su Facebook, su Instagram, bellissimo per informare amici, familiari, simpatizzanti, però poi lì è un po' come se fossero perse. Cioè rimangono nel mare magnum delle foto su Facebook, come quelle dei gattini, degli animali, delle vacanze al mare, dei piatti al ristorante, però non sono ordinate. Cioè, se io poi volessi ritrovare, per esempio, la foto dello sciacallo fatta a Cremona, che è postata su Facebook, farei molta fatica. Invece su iNaturalist queste informazioni vengono codificate in un database, cioè in un archivio ordinato che è facilmente consultabile, per cui io posso, accessibile a tutti, posso poi accedere a queste informazioni in maniera molto semplice. Quindi andiamo sulla nostra piattaforma, carichiamo il dato. Siti da consultare.
Questa volta ho pochissimi siti, in realtà a volte vi ho segnalato siti anche insomma, nazionali o di associazioni, questa volta invece andiamo vicino, andiamo proprio sul canale YouTube del Parco dell'Olio Sud che ha caricato sul proprio canale appunto la registrazione di una serata fatta a fine gennaio di quest'anno con un bravissimo naturalista, un fototrappolatore verrebbe da dire, Paolo Taranto. E quindi ci sono 2 ore belle dense, importanti, con Paolo che racconta, spiega in maniera molto dettagliata pregi e difetti, le caratteristiche delle fototrappole, anche come non farsi catturare dalla pubblicità che, per esempio, ti promette 16 megapixel per le foto, poi in realtà non è proprio sempre così. E quindi vi suggerisco di cercare questa registrazione sul canale YouTube del parco. L'altro sito è proprio quello di, adesso però mi sposto, quello proprio di Paolo, sul fotografianaturalistica.org, dove troverete anche molte informazioni, c'è proprio una sezione sugli aspetti legali, quindi la privacy, cioè cosa bisogna fare quando si mette una fototrappola o nel proprio terreno, o comunque ad aperto, in un posto aperto al pubblico. Ci sono anche suggerimenti su prezzi, indicazioni, insomma, c'è molto molto materiale. Io come al solito lascio i miei recapiti per qualunque dubbio, richiesta, informazione e ci vediamo con la prossima puntata che sarà tra circa una settimana e sarà invece dedicata ai pipistrelli. Arrivederci.